musica, danza, arte, poesia e gusto. Sono questi gli ingredienti protagonisti della Via dei Ciliegi, che domenica prossima, 24 aprile, ospita un evento per celebrare la primavera e lo spettacolo della fioritura. Infatti lo spazio riqualificato di Via Garibaldi, che ogni anno si tinge di rosa allo sbocciare degli alberi di ciliegio, torna ad essere un palcoscenico a cielo aperto in cui artisti e cittadini potranno ritrovarsi nel pomeriggio per godere della meraviglia della natura grazie al sostegno dell'assessorato al turismo del comune di Fano. Una bellissima iniziativa partita dall'idea di un gruppo di commercianti. Allora c'era la presenza di Daniela Rondina, che oggi non c'è più, quindi ovviamente a lei dedicata, ed è ancora stata realizzata dalle commercianti con la grande collaborazione di una serie di associazioni che anche al tempo avevano partecipato a questo bellissimo progetto che mostra il carattere dell'arte, della poesia, della musica in una via veramente eccezionale, e poi da un po' di vivacità al centro storico, perché abbiamo anche bisogno di ripartire. Per cui vi aspettiamo domenica 24 in quella che chiamiamo la Via dei Ciliegi, una parte meravigliosa di Via Garibaldi. Gli spettacoli si ripeteranno per due volte, dalle 16.30 alle ore 18. Tra gli artisti anche tre musicisti dell'Orchestra Sinfonica Rossini, presieduta da Saul Salucci. Ho raccolto l'invito dell'assessore Lucarelli a coordinare un'iniziativa che già ha avuto un paio di edizioni e che quindi aveva già degli ingredienti. Abbiamo rilegato un po' tutto, aggiungendo delle piccole formazioni delle orchestre, quindi verrà fuori una sorta di piccola opera gustosa, carina e spensierata in quattro atti, in cui nei primi tre atti le arti della musica, della poesia e della danza si presenteranno individualmente, e poi in una sorta di simbolica fioritura delle arti tutte e tre assieme collaboreranno nel quarto atto. In particolare in questo quarto atto ci sarà l'esecuzione del celebre concerto La Primavera per violino e orchestra, con la lettura del sonetto che pare lo stesso Vivaldi ebbe scritto, e con una coreografia fatta dalla danza. Voglio ringraziare chi collabora a questa iniziativa, intanto le commercianti della via che fortemente hanno voluto questa attività, poi Centro Danza Vaganova, la stanza della poesia, e anche il liceo artistico Apolloni. Ringrazio tanto il suo dirigente Samuele Giombi, che permetterà di presenziare, di far essere in presenza dei giovani che al momento creeranno delle opere d'arte.